Ragazze, la mia review di oggi sarà sul mascara Big Shot di Maybelline. Sono rimasta scioccata perché pensavo di aver fatto la recensione e non l'avevo mai fatta. Semplicemente perché quando l'ho iniziata ad usare, tipo a, mi sembrava a febbraio, forse anche prima, non mi ricordo. Comunque in Italia non era ancora uscito, quindi alla fine non avevo fatto la recensione perché non sapevo quando sarebbe arrivato in Italia. Ma in Italia adesso ormai c'è da un pezzo, quindi vi faccio oggi un po' in ritardo la recensione. Allora, fa parte della famiglia dei Colossal. Sapete che ogni tanto Maybelline fa uscire con diversi nomi alcuni prodotti, sempre però della stessa linea, tipo appunto Colossal. È un mascara volumizzante, il prezzo è circa di 10 euro. Questo è lo scovolino, magari l'avete già visto, è uno scovolino abbastanza classico. Diciamo che non è né troppo grande né troppo piccolo, è uno scovolino abbastanza classico. Lo andiamo a mettere e poi ne parliamo. Faccio un occhio piegato, piego un occhio e l'altro no. Semplicemente perché sapete che di solito quando mi trucco piego sempre le ciglia, no, gli occhi non li piego mai, però le ciglia sempre. Quindi faccio vedere l'effetto da una parte con appunto le ciglia piegate, che come farei normalmente, dall'altra però ve lo faccio anche con le ciglia dritte. Di qua ho le ciglia piegate, vedete che già la prima passata velocemente dà un buon volume. Facciamo dopo un'altra passata, però intanto inizio a metterlo dall'altra, dove non ho piegato le ciglia. Mi piace con questo mascara fare l'effetto zigzag all'attaccatura, perché non è un mascara che almeno su di me fa grumi, quindi posso andare tranquillamente a fare l'effetto zigzag. Se avete dei mascara molto, ad esempio, liquidi, che tendono a fare molti grumi, magari l'effetto zigzag non è il più consigliato. Faccio una seconda passata. Ok, questo vedete l'effetto. È, vedete, bello intenso come effetto. Volumizza, allunga allo stesso tempo. E ovviamente se iniziate a metterne tanto fai grumi, però altrimenti dà un effetto pieno ma non è super grumoloso, è un effetto abbastanza ordinato. Per quanto riguarda la durata, su di me zero problemi, mi dura tutto il giorno anche quando faccio qualche pisolino, che ultimamente non è una cosa rara, mi succede spesso di dormire un'oretta il pomeriggio, riposarmi un attimo e non mi è mai colato, quindi ottima durata. La sera non faccio particolare, cioè non è particolarmente difficile da rimuovere, è comunque un mascara che ha bisogno di un po' di fregamento, non è che viene via con un bicchiere d'acqua, però se usate tipo me struccanti come quelli a base di olio viene via tranquillamente. Dalla data di apertura dura 6 mesi e all'interno, se non perdo qualche diottria, ci sono 9.7 ml di prodotto. Il mio voto quindi per questo prodotto è, trullo di tamburi, 8,5. Gli do 8,5 perché è uno dei mascara che nell'ultimo periodo ho usato di più, trovo che sia veramente valido, dà un buon volume, non appesantisce lo sguardo, le ciglia, non cola, quindi veramente fantastico. La domanda che mi farete è: meglio lui o meglio il ciglia sensazionale? Sapete che io ho un amore particolare per questo mascara e tra i due preferisco ancora il ciglia sensazionale, che a differenza di questo ha uno scovolino in silicone. Questo per me resta il mascara migliore di Maybelline, però sono gusti, diciamo. Fatemi sapere se li avete provati, fatemi sapere qual è il vostro preferito, se vi piace questo mascara, condividete, like e ciao bellezze!